Ebbene sì, mio caro, hai visto e letto bene, sono a Bologna. Il nostro amico Giacomo Leopardi, a proposito di questa città, diceva: a Bologna tutto è bello e niente è meraviglioso. O vediamo se ci aveva ragione. Can we roll it? Can we hold it? Can we drink it, chop it up and smoke it? Can we peel it? Can we pop it? Cause we don't like feeling these emotions. Can we try it? Can we find it? Can we please be kind and just rewind it? This is real life, these are real times. Gli Etruschi la chiamavano Felsina, mentre i Romani Bononia, per via che la conquistarono da Galliboi. Una città che si rilassa sotto i suoi portici mentre guarda le sue torri, ma che trova il suo centro nevralgico qui, in Piazza Maggiore. Questo è il cuore pulsante di Bologna, infatti qua troviamo gli edifici più importanti. Davanti a noi Palazzo d'Accurzio, sede del comune, mentre alla nostra sinistra la Basilica di San Petronio, con la faccia a mezzo. Lo vedi, noi marmi arriviamo fino a metà, perché durante i lavori a un certo punto si resero conto che non avevamo più una lira e ce la fecero a finirla. Al suo interno troviamo la meridiana più lunga del mondo, ben 67 metri, e i bellissimi affreschi di Giovanni da Modena dentro la cappella Bolognini. Guarda com'è il giudizio universale, vadamela il Lucifero, se li pappa tutti. A proposito di opere d'arte, un vero cazzotto nello stomaco secondo me è il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca. È pazzesco, lo trovi all'interno della chiesa di Santa Maria della Vita. Sono queste sei figure in terracotta che guardano in maniera disperata, in maniera distrutta, il Cristo morto in terra. Ti arriva proprio l'emozione di queste figure, è una cosa incredibile, te la consiglio. Tornando nei pressi di Piazza Maggiore, diamo un saluto al Nettuno delle Jean Boulogne, il fiammingo, o il Jean Bologna, l'italiano. Il Nettuno era il dio dell'oceano, il governatore dei mari. Ma che ci fa a Bologna, una città senza fiume, il dio dell'acqua? Perché a Bologna c'era e come il fiume, era bagnata dal Reno e da altri torrenti che svicolavano per la città. Era molto diversa da come la vediamo oggi. C'è ancora la piccola Venezia, un quartiere dove si ha la possibilità di ammirare questi piccoli canali sopravvissuti, che avevano una funzione pubblica importante. Bologna, per esempio, era riconosciuta in tutto il mondo per la produzione della seta. Come dice il titolo di questo video, Bologna è detta la dotta, la rossa e la grassa. La dotta, per via che qui nacque la prima università del mondo, lo Studium. La rossa, per via delle mattonelle con cui sono costruiti i suoi palazzi. E la grassa, perché qui la cucina è un vero must. Non è una roba culturale, non è una roba di tradizione, è una roba genetica. Per farti capire come sono fissati, dentro il palazzo della mercanzia, attuale camera di commercio, è custodita come una reliquia, come un cimelio, la tagliatella d'oro. Una tagliatella a campione che indica quali sono le misure perfette della tagliatella, e quindi larghezza, lunghezza, diametro. Poi ognuno se la fa come vuole, per l'amor di Dio, però per farti capire come lei è una cosa seria qui la cucina, non è uno scherzo. C'è la tagliatella d'oro, c'è il notaio negli anni 70, ha scritto la ricetta perfetta, l'è custodita dentro l'archivio, qui si ragiona bene. L'Accademia della Cucina ha inoltre stabilito, non si sa come abbiano fatto, che per ricoprire la Torre degli Asinelli ci vorrebbero circa 12.270 tagliatelle. Ma te la immagini la Torre degli Asinelli tutta ricoperta di tagliatella e burro? Ma te lo immagini il colesterolo? La Torre degli Asinelli è il vero simbolo di Bologna, accanto alla sua best friend, alla sua amica inseparabile, la Garisenda, che infatti l'è torta. Ora stanno facendo i lavori di consolidamento perché se ne hanno accorti sta rollando. Ne parla anche Dante nella Divina Commedia. Strano, non parla mai di nulla, Eldo. Bologna nel Medioevo era piena di torri, se ne contavano circa un centinaio. Questo era il modo in cui appariva la città in quegli anni. Ci furono circa 200 anni in cui i bolognesi costruivano come draghi, dall'anno 1000 più o meno fino al 1200, poi si fermarono. Di quelle torri oggi ne rimangono circa una ventina, 24 mi sembra. E questo era il primo video su Bologna, ci sarà un mese, eh? Ci sarà tempo quindi per parlare di portici, di università, ci sarà da fare il giro delle sette chiese e poi lasagne, tortellini, brioche, il bollito. Torno a casa tra un mese e mi scambio per Babbo Natale.